linea di massima il consulente tecnico può essere chiamato a rispondere, quindi a dare una mano agli ordini clienti per cercare di capire se questo alibi informatico regge o non regge. Quindi questo cosa significa? Che il tecnico deve cercare in qualche modo di trovare, come possibile, tutti gli elementi a supporto o che pongono in dubbio che quelle evidenze informatiche che costruiscono in parte l'alibi stanno in piedi. Allora, dal punto di vista, diciamo, generale, una verifica dell'alibi si mette in atto cercando di rispondere a tutta una serie di domande riguardanti l'oggetto dell'alibi e il soggetto che ha messo in atto l'alibi. È chiaro che, e questo lo sottolineo spesso perché uno dei rischi che si corre quando si lavora in questo settore, che il consulente tecnico sostituisce a tutti gli attori del procedimento. In realtà il consulente tecnico deve limitarsi a rispondere ai quesiti tecnici, quindi anche in quest'ottica dovrà comunque limitarsi a riportare chi gli ha commissionato il quesito, quelli che sono gli aspetti tecnici legati all'ambito. Per poterlo trattare questo aspetto in maniera completa è necessario fare un minimo di classificazione delle tipologie di situazioni che possiamo noi venirci a gestire e raccontare. Allora, in generale, se l'alibi consideriamo dal punto di vista del momento in cui si mette in atto l'atto stesso, possiamo definire due aspetti. Cioè possiamo considerare quegli alibi in cui gli eventi, ovviamente noi ci riferiamo sempre all'evento informatico, diciamo in questo discorso va in generale, vengono generati contemporaneamente a quello che è l'evento criminoso, oppure ci possono essere situazioni in cui l'alibi viene creato, o perché artificiale, tra virgolette, in momenti antecedenti o susseguenti. Quindi è un falso alibi, chiaramente, e quindi diciamo tutto ciò che ne costituisce, diciamo, l'evidenza viene creato prima, ci si mette prima, in modo che le tracce informatiche vengono utilizzate per essere scagionate, successivamente si crea un alibi in maniera tale che non possano dire nulla. Nel caso in cui siamo stiamo parlando di contemporaneità, ulteriormente possiamo distinguere quattro situazioni diverse, sempre relativamente alle tracce informatiche. Allora, una prima situazione sia quando lo stesso imputato che ha generato in qualche modo, come oggi faremo degli esempi, delle tracce informatiche utilizzando dei dispositivi che sono distanti dalla scena del crimine. Quindi io commetto il crimine, che però contemporaneamente riesco a far sì che i dispositivi che sono distanti fisicamente, ok, lasciano una qualche traccia informatica. Però sono sempre io l'attore, cioè io imputato l'attore di questo processo. Oppure si tratta di un sistema automatico che in qualche modo programmato nel suo tempo in maniera tale che proprio in quei momenti venissero generate le tracce informatiche. E quindi in questo caso l'imputato non è fisicamente presente, ma c'è un'attività di simulazione di qualche tipo. Ci sono oggi diversi software che simulano, possono essere utilizzati per simulare l'attività di un soggetto davanti a un computer, che può essere programmata in qualche modo, quindi posso un po' pensare a programmare gli script che a distanza simulino questo tipo di operazione. Altra situazione in cui interviene invece un terzo soggetto, è un soggetto che quindi questo qua parliamo di una persona fisica che registra delle tracce al posto del tempo. Okay. Attenzione che diciamo in questa distinzione si fa una leggera distinzione tra quella che è la registrazione di tracce o l'esecuzione di azioni, che possono essere molto diverse, no? Nel senso che io posso creare solo delle tracce di attività
l'ultima categoria, cioè l'ultimo di cui abbiamo un terzo che è la produzione delle tracce informatiche, possiamo anche classificare il fatto che queste tracce siano completamente nuove, create ad hoc, oppure si prendono le situazioni già esistenti e se ne modifica qualche aspetto in maniera tale che gli orari coincidano con quelli che mi interessano. Ovviamente per adesso stiamo parlando tutto di fatti specie, non di quelle teoriche, poi dobbiamo capire se in pratica riusciamo a metterle in atto. Okay. E quindi chi, tenendo conto delle cose che abbiamo visto, le ipotesi che il consulente tecnico deve verificare qualora venga chiamato a verificare l'alibi, sono chiaramente quelle di capire se tutte queste operazioni, qualora fossero state fatte, hanno a loro volta lasciato delle tracce di possibili situazioni atipiche. Cosa voglio dire? Normalmente che cosa si fa? Si cerca di analizzare la traccia informatica per capire se effettivamente è stata generata ad hoc con degli automatismi o meno. E vedremo un po' che cosa si può fare. A volte non sempre si riesce a trovare, diciamo, non posso dire, la prova che sia il falso alibi, però si trova tutta una serie di indizi che magari fanno pensare che qualcosa di strano è successo, cioè la presenza di un fortuno di software che cancella, come dicevo, in maniera fisica dei file, la presenza oppure di software di collegamento remoto. Altra volta dovete immaginarvi che noi ovviamente qui siamo in aula della maggior parte di cose di informatici, per cui diciamo, il ragionamento che lo fate sia in termini di come si può fare a creare un alibi, sia come si può fare a trovare che un alibi informatico. Perché avete in qualche modo delle competenze tecniche tali da ragionare in ambito, diciamo, i sensi. Nelle situazioni pratiche non è detto che chi mette in atto una situazione del genere sia poi così esperto dal punto di vista tecnico. Quindi l'idea qual è? Che il consulente invece viene chiamato proprio per capire se chi ha messo su qualche sistema simulato abbia commesso qualche passo falso e poi l'esperto riesce a recuperare perché capisce che c'è qualcosa che non va. Vediamo un esempio. Capire se o meno questa cosa si possa fare o no. Allora, è un esempio, diciamo, anche abbastanza vecchio, che però ancora oggi funziona. Quindi questa è la fase in cui creiamo un nuovo alibi. Cioè, significa che stiamo, diciamo, attrezzando una postazione in maniera tale che si possano creare dopo delle tracce. Questo è un dispositivo, fatto vedere anche il tipo di gente che è abbastanza datato, non gli sono pesanti analoghi, che simula sostanzialmente la tastiera in un PC che lavora su IP, in pratica è sostanzialmente comandabile da telefono. È una console che a tutti gli effetti possiamo associare con un indirizzo IP all'interno di una rete, la nostra rete domestica, tra virgolette. E, per esempio, una prima accortezza è quella di fare in modo che questa console che venga associata all'indirizzo IP fisico, anziché dinamico, in maniera che non rimanga traccia, tra virgolette, l'assegnazione di questi IP, quindi lo si autorizza a entrare nella rete domestica. Okay? Dopodiché, cosa si può fare? Abilitare quindi la porta specifica per la connessione d'entrata, okay? E quindi si fa in modo che questo sistema possa entrare. Si collega la console al router, si scollega la tastiera, il mouse e gli input e il video da PC e si va in questo modo, diciamo, il nostro sistema tra virgolette è comandabile da remoto. Okay. Come si può creare il falso alibi? Si connette sostanzialmente al PC a distanza, okay? E quindi in questo modo, senza installare software, okay, quindi non stiamo installando software sulla macchina, così simuliamo attività, possiamo collegarci in remoto e fare quello che vogliamo, fare le attività proprio fisica sul PC di
intanto un'analisi preliminare non può che confermare che su quel sistema sono state fatte quel tipo di operazioni, qualunque si sia, di internet, di documenti, perché sono state fatte veramente, per cui non c'è poco, da fare. Anche diciamo tutto quello che ha a che fare con i log di sistema non possono che confermare l'accensione di spegnimento della macchina secondo quanto sia più coerente rispetto a quanto dichiarato. L'unica cosa che si vede, diciamo, presente è che c'è del traffico di rete, ma il traffico di rete chiaramente viene registrato sulla macchina e la data direzionale della macchina, non ovviamente la fine palla che può. Quindi su quello c'è poco da fare. Dal punto di vista, diciamo, delle connessioni, il sistema non può che rivelare nulla, ci sarà un file, un'abilità, un router, in realtà diciamo, è stato presentato il logo, non c'è più. E non è presente alcun software di gestione di remota. Quindi anche volendo cercare i sistemi, applicazioni installate, verificare se era inserito qualche chiavetta USB in cui magari c'era qualche software che non necessitava di installazione. Quindi con questo tipo di analisi in realtà non troviamo nulla. Se andiamo a cercare il router, l'unica cosa che si vede è che è stato riavviato ovviamente a una certa data, quindi è stato resettato, quindi è successiva questa sì alla nostra indagine, quindi potrebbe far venire un minimo di sospetto, però diciamo, ovviamente non prova nulla. Ovviamente resettando significa che anche diciamo, le impostazioni legate al MAC address e all'indirizzo IP fisso della console non più. Quello che si verifica dal punto di vista del traffico dei dati è che sì, c'è del traffico entrante, però è chiaro che, diciamo, che la maggior parte del quale diciamo, è relativo alle applicazioni che si sono messe su. E ci può essere, voglio dire, facendo un'analisi molto precisa, diciamo, però non sul PC, ma diciamo, sul tabulare del traffico dati, comunque dovrei riuscire a procurare, non è manco così semplice, questo, che c'è, diciamo, chiaramente ci sarà di IP, cioè del traffico che arriva o esce, no? Rispetto a un IP che sarà di IP, da cui sono arrivati i comandi, però diciamo, è chiaro che poca roba, quindi a meno che qualcuno di voi non abbia qualche altra idea, in realtà non è il server, né il sito, perché il collegamento su un device mobile è un computer, però sì, non è che ti dica chissà che, voglio dire, volendo essere, può far sorgere un minimo dubbio, però è un dubbio molto patente. Magari risulta insolito perché è appunto solo in quel range temporale, ma non è un IP che noi consultiamo perfettamente. Sì, è chiaro. Sì. Però diciamo da lì a fare con indagini su quegli IP, eccetera, eccetera, cioè, è una cosa. Non si può affermare che sia vero l'altro, perché c'è stato un reset del mod, quindi del log, si vede che quel mod non è mai stato avviato prima, è stato avviato da quell'orario a quell'orario. Teoricamente si potrebbe essere. Se potrebbe essere mancando la luce, quindi ballato. Però il reset totale, non resetta probabilmente il modo, cioè anche mancando la luce, non resetta probabilmente il modo. Ho scusato di chiaro che si è ballato il modo del giorno dopo, non funzionava più, è una delle soluzioni era resettare. Si potrebbe anche chiamare l'operatore fisico per dire a questo problema che si deve creare addirittura una contro. Quindi come vedete non c'è voluto chissà che, cioè non c'è voluto chissà che, ovviamente ne possono esistere anche altre, diciamo, questo problema in Italia si è posto in Italia proprio per il caso dell'ASP, che a un certo punto si è cercato di capire se diciamo alcuni automatismi erano possibili.
alcuni dei quali, per esempio, 15 punti in più, in alcuni casi lo possiamo utilizzare direttamente senza installare il software sulla macchina. Cioè, diciamo, il software risiede su una menu USB e quindi io lo avvio da lì. E quindi questa cosa un po' crea qualche problema. Poi ci sono un sacco di software che generano automatismi vari, con dei linguaggi di scripting. E poi un'altra cosa che si potrebbe pensare di fare è quella di, piuttosto che agire come abbiamo fatto adesso, in cui c'è una simultaneità tra l'azione, quindi il tempo è quello corretto, semplicemente c'è un sorto di comando a distanza o comunque c'è un automatismo che crea quelle evidenze. L'altra cosa appunto è capire se è possibile, sempre in questo contesto, realizzare una prova da zero, cioè con una temporalmente sfasata. Io dopo due giorni voglio crearmi l'albi, cerco di ricreare le evidenze riportando indietro tutte le attività del caso. Adesso vi faccio vedere alcuni esempi fatti dai vostri colleghi gli altri dell'anno scorso, giusto per stimolare un po' la vostra fantasia. Quello che comunque questo significa che non si possa fare nulla, diciamo, le uniche attività che si può cercare di mettere di nulla sostanzialmente e prova a verificare se quest'alibi regge.
preferite? Facciamo i buoni e i cattivi o i buoni e i cattivi? Yeah.
Questa invece è un'altra situazione. Qui invece il vostro collega è stato accusato di sostituire di denaro per l'abitazione isolata in campagna. L'indagato prende l'ultimo fornito come abito della sua presenza operativa, dando il perso al compito del suo possesso, dicendo che stava lavorando con la qualità. E qui ci sono una descrizione dei software utilizzati per la situazione, e qui poi si fa. Diciamo dalle prossime lezioni che farete con me, velocemente passeremo in rassegna quelli che sono i fondamenti della disciplina e poi man mano anche dagli studi delle applicazioni. In particolare dovremmo seguire questo ordine. Come vedete sono tante le cose di cui ci dobbiamo occupare, quindi speriamo di riuscire a farle tutte. Quindi faremo un'introduzione all'utilizzo dell'analisi di immagini di video e anche coerenze, fermandoci in particolare su quali sono le possibili tecniche di miglioramento.
utilizzare i software che oggi esistono per i forensics, in particolare utilizzeremo il software del Find, di cui vi darò le istruzioni per scaricarlo e provarlo in pratica, e con il quale poi dovrete fare la seconda prova di non la prima. Poi parleremo di sistema di analisi delle immagini, che è questa tecnica con la quale si nascondono dei messaggi all'interno di immagini digitali. E poi parleremo di ricostruzione di selfie a partire da immagini. In questo caso utilizzeremo un software che si chiama Zephyr, anche di questo abbiamo la licenza per la durata del corso. E se ci riusciamo, dovrebbe venire un tecnico della Leica a farci una dimostrazione invece di un laser scanner 3D che può essere utilizzato a questo scopo. Poi parleremo della delle perizie antropometriche, cioè come riusciamo a estrarre alle fuori delle informazioni metriche sui oggetti inquadrati in un sistema di videosorveglianza, quando sono affidabili, come le possiamo utilizzare. E poi faremo una carrellata molto ampia di casi di studio reali, in cui vi faccio vedere che cosa si può fare in questo istante. Come vedete, diciamo, c'è molta carne al fuoco. Questa definizione l'abbiamo già vista. Diciamo che in generale chi si occupa di questo settore non può essere, diciamo, un dilettante, ma deve essere un esperto di dominio. E il modo in cui si trattano le unità multimediali all'interno del mondo forense è quello, diciamo, standard, secondo cui qualsiasi operazione che eseguiamo su questi dati la dobbiamo documentare in maniera completa. Solamente quando la documentiamo e presentiamo alle parti l'input, l'output del processo e la relativa documentazione, riusciamo a garantire tutti, a far capire esattamente quello che abbiamo fatto, e quindi far sì che situazioni di questo tipo, in cui un'immagine non si legge la data, la fine riusciamo a leggere, la venga accettata. Ma facciamo un passo indietro. Che cos'è un'immagine digitale? Un'immagine digitale non è che una collezione di quadrettoni colorati, di pixel. Cioè significa che di quello che abbiamo visto negli esempi nei due video di CSI e di Blade Runner, in realtà abbiamo una limitazione fisica imposta dal fatto che nel momento in cui andiamo a ingrandire un particolare un'immagine non possiamo fare altro che a un certo punto visualizzare il dettaglio, che non è altro che il pixel legato alla risoluzione di acquisizione. Non so, ma l'altro aspetto fondamentale è che l'immagine digitale, che cos'è? Non è altro che una rappresentazione discreta di una scena fisica reale che potenzialmente ha una risoluzione infinita. Cioè, quando io ho una scena reale, in realtà, avendo la possibilità, potrei visualizzarla a qualsiasi livello di dettaglio, essendo che più mi avvicino, più utilizzo dei mezzi opportuni, più posso arrivare a notare, diciamo, degli elementi molto piccoli. Quando ci metto di mezzo il dispositivo di acquisizione, in realtà io sto troncando parte dell'informazione e riduco il tutto a una matrice bidimensionale discreta, probabilmente si guarda, che rappresentano solo parzialmente quell'informazione. Questa funzione che noi otteniamo, che alla fine è una funzione bidimensionale, da cosa dipende? Dipende da alcuni fattori che sono ovviamente il sistema ottico e le lenti. Ovviamente la parte, tra virgolette, elettronica, cioè la camera, ma dipende molto anche dalla luce presente nella scena. Perché il fenomeno fisico che noi catturiamo, che cos'è? È la riflessione dei raggi luminosi che colpiscono l'oggetto, vengono riflessi dall'oggetto, in base alla proprietà fisica dell'oggetto, diciamo, viene riflessa una certa luce, una quantità di luce con opportune frequenze, e questo è quello che noi prendiamo. Per cui, questi aspetti vanno ben considerati. Qui lo si nota un po' meglio, anche se, diciamo, la scena è un specie di disacco. Okay. Diciamo, l'acquisizione finale, che cosa sarà? Indipendentemente dalla scena, una griglia, tanto più fitta quanto maggiore è la risoluzione del dispositivo, ma sempre una griglia. Quindi noi la continuità del mondo analogico
la perdiamo definitivamente nel momento in cui passiamo alla digitale. E chiaramente la qualità dipende da questa scatoletta qui, dal sistema di posizione e dalla luce che ci si scopre. Quindi è un processo che possiamo dire che è intrinsecamente rossi, cioè intrinsecamente con perdita. Quindi quando si pensa che se una videocamera di sorveglianza si rende un fatto delittuoso, noi abbiamo nella ripresa la verità di quello che è successo, non è così. Se noi abbiamo una rappresentazione parziale, sperando, con la speranza che ci sia qualcosa di utile, perché se quello che noi serve non è stato acquisito, l'abbiamo perso. Per esempio, se supponiamo di voler acquisire l'immagine di questa ragazza con una griglia di queste dimensioni, indicando un certo numero di righe e colonne limitate a quelle che vedete qui, il livello di dettaglio che noi abbiamo non sarà mai quello che ci permette di riconoscere il mondo, perché per esempio per ciascuno di questi quadretti qua, per esempio nella villa, noi otterremo un unico numero. Quindi significa che alla fine del processo di acquisizione noi per ognuno di questi quadrettoni avremo un numero, cioè la porzione di scena reale descrive il suo livello di dettaglio molto particolareggiato, ma quello che noi abbiamo è un numero che è in qualche modo la media di quello che ci sarà nella scena reale. Conseguenza, abbiamo perso i dettagli. Quindi diciamo, non è tanto un problema, tra virgolette, cromatico, o di risoluzione in termini di numero di colori o di intensità relative alla descrizione di quel fenomeno, ma è un problema di risoluzione, cioè di numero di elementi che mi servono per rappresentare quella cosa complicata. Infatti i colori, tra virgolette, in generale, parliamo solo di grigio, che come questa immagine non è colorata, normalmente 256 livelli sono più che sufficienti a emulare sostanzialmente una buona parte dell'intensità luminosa tra il bianco e il nero, per cui noi percepiamo una sensazione di continuità. Quindi non è tanto diciamo, il colore, quindi l'intensità, ma la risoluzione che si fa percepire il dettaglio. Che significa quindi che maggiore è questa risoluzione, maggiore è il livello di dettaglio che riesco a rappresentare. Andiamo a raccontare una foto. Dettaglio di questo cielo, di queste nuvole, chiaramente se ho pochi pixel non posso fare altro che associare a ciascuno di quei pixel un valore che non descrive quello che ci sta sotto. Aumentando la risoluzione chiaramente riesco a rappresentare più dettagli. Faccio vedere un esempio che forse rende meglio l'idea, in cui praticamente che cosa proviamo a fare? Proviamo a prendere sul cuore che questa sia una scena reale, risolto alla destra cosa. E supponiamo che avere una camera che acquisisce questa immagine. Quello che succede è che se io ho un numero di pixel molto basso, quindi qua siamo 5 per 1, 2, 3, 4, 5 per 3, per 6, 30 pixel, è come se io acquisissi quell'immagine e chiaramente a ciascuno di questi quadrettoni associo la corrispondente informazione che abbiamo nell'immagine reale. Quindi se ho un solo pixel, quel pixel prenderà una media dei valori che se io man mano raddoppio il numero di pixel, comunque la incremento in qualche modo, vedete che si nota come via via effettivamente il livello di dettaglio aumenta. Quindi significa che io effettivamente riesco a rappresentare una porzione della scena reale in maniera più efficace. Quando arriviamo qui, sul proiettore sembra quasi che sia perfetta, quando lo vedete nelle slide vi accorgerete che anche qui ancora il livello di dettaglio non è che significa che la dimensione del pixel ancora non ha raggiunto la dimensione del livello di dettaglio che c'è nell'immagine, c'è ancora più grande rispetto alla dimensione del dettaglio che voglio rappresentare. Quando la risoluzione diventa proporzionale o maggiore al livello di dettaglio che c'è nella scena, allora a quel punto in qualche modo ho risoluzione sufficiente a descrivere quella scena. Quindi la risoluzione è il fattore diciamo preponderante rispetto alla presenza dei dettagli nelle immagini. E ad ufforenza i dettagli cosa possono essere? Possono essere i numeri di carro delle autovetture, possono essere diciamo, che sono appunto dei dettagli di alta frequenza, quindi molto piccoli, non sottili, possono essere i connotati che volete di un sospettato, un tizio che fa una rapina, quindi il dettaglio degli occhi, la posizione del viso. Sono proprio quelli che se il dispositivo non ha una risoluzione sufficiente, non ci consentono poi di in realtà
catturare quel dettaglio che ti serve. Ovviamente in situazioni reali l'altro aspetto qual è? La distanza davanti. Cioè io posso avere un dispositivo che ha un'ottima risoluzione, che ovviamente diciamo il momento in cui inquadra il soggetto delle scene a una distanza ravvicinata, la risoluzione mi consente di avere questa proporzione tra dimensione pixel e dimensione del dettaglio. Se però quello che devo riprendere trova una distanza eccessiva dalla camera, la camera ha una buona risoluzione, ma quello che sto inquadrando talmente lontano viene rappresentato con un numero diciamo molto basso di pixel, quindi siamo nella stessa situazione. Va bene, ci facciamo una pausa.